Ai fini della sicurezza occorre ripartire correttamente il carico per evitare il sovraccarico sugli assi del veicolo. Vero. Il sovraccarico del veicolo di oltre il 5% della massa complessiva a pieno carico ammissibile comporta l'applicazione di sanzioni a carico del proprietario del veicolo, ma non del conducente. Falso. I container e le casse mobili hanno dimensioni e caratteristiche unificate su base internazionale. Vero. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere almeno 4. Falso, 2. Il pallet consiste in bombole ad alta pressione per il trasporto di liquidi. Falso. Ai fini del corretto ancoraggio dei colli sul veicolo si deve tenere conto del coefficiente di attrito tra i colli e il piano di appoggio della carrozzeria. Vero. È vietato l'uso di funi di acciaio per ancorare direttamente al veicolo carichi molto pesanti. Falso. L'uso di autoarticolati è particolarmente indicato nel caso di trasporto intermodale. Vero. I veicoli muniti di attrezzature di sgarramento sono studiati dal punto di vista aerodinamico per ridurre il consumo di carburante del veicolo durante il trasporto. Falso. Il carico effettivamente trasportato su un veicolo non deve causare il superamento della sua massa complessiva a pieno carico. Vero. Gli autoveicoli muniti di autopompe per calcestruzzo sono classificati per uso speciale. Vero. Il trasporto di collettame può essere effettuato con veicolo munito di cisterna. Falso. Un'errata sistemazione del carico su un autocarro può avere conseguenze sulla stabilità di marcia. Vero. Il carico sistemato sul veicolo deve essere trattenuto in senso orizzontale per evitare che scivoli sul piano di appoggio della carrozzeria. Senso orizzontale. Falso. Era vero? Il carico sistemato sul veicolo deve essere trattenuto in senso orizzontale per evitare che scivoli sul piano di appoggio della carrozzeria. I container e le casse mobili sono trasportati esclusivamente tramite veicoli stradali. Falso. Il carico deve essere sistemato in modo che il baricentro del veicolo risulti posizionato verso il basso rispetto alla sede stradale. Vero. Il
il sovraccarico del veicolo fino al 15% della massa complessiva a pieno carico ammissibile non comporta l'applicazione di sanzioni? Falso. È ammessa la sporgenza del carico nella parte posteriore della carrozzeria fino a 30 cm, in deroga ai limiti di sagoma della categoria di veicolo. Falso. Più colli di piccole dimensioni devono essere distribuiti nel modo più omogeneo possibile sul piano di carico della carrozzeria. Vero. Durante il trasporto di liquidi con cisterne è ammesso il superamento della massa complessiva del veicolo e delle masse massime ammesse sugli assi. Falso. La massa complessiva a pieno carico è la differenza tra la portata e la tara. Falso. Le gru caricatrici installate sui veicoli consentono di caricare e scaricare colli pesanti e di notevoli dimensioni. Vero. Per il trasporto di carta con pallet è richiesto l'uso di veicoli per trasporto specifico muniti di carrozzeria in regime ATP, Accordo Internazionale Trasporto Derrate Deperibili. Falso. Sull'etichetta della cinghia utilizzata per l'ancoraggio del carico sul veicolo viene riportato il valore della tara massima ammessa dal veicolo. Falso. L'interposizione di materiale riempitivo, cartone, gomma piuma, eccetera, tra colli vicini o in contatto tra di loro è vietata. Falso. I veicoli muniti di attrezzature di sgarramento sono utili per ridurre il carico sull'asse posteriore. Falso. Nel trasporto di merci, il carico può essere sistemato sul veicolo anche se viene compromessa la stabilità di marcia. Falso. Nel trasporto di fusti, bombole o bidoni è necessario utilizzare accorgimenti per evitarne il rotolamento sul piano di carico del veicolo. Vero. L'eventuale perdita del carico deve essere tempestivamente segnalata e, ove non sia possibile l'immediata rimozione, occorre immediatamente informare dell'accaduto i funzionari del PRA, Pubblico Registro Automobilistico. Falso. Quando si trasportano merci su un veicolo è indispensabile verificare accuratamente che il carico sia compatibile con portata e volume utili del veicolo. Vero, vediamo.